Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America ha identificato una rete di 92 siti internet che sarebbero collegati all'Iran e utilizzati per diffondere disinformazione e creare caos in tutto il mondo. Google, Facebook e Twitter sono state coinvolte nelle indagini dell'FBI. Tra i 92 domini sequestrati c'è anche pergiustizia.com, sito in lingua italiana. Dopo il sequestro non è più raggiungibile. Formiche.net, il sito filoatlantista che non ha certo bisogno di raccolta di crowdfunding per sopravvivere, fa notare che tra gli ospiti del sito oscurato figuravano tra gli altri Diego Fusaro, Alessandro Meluzzi, Claudio Messora, ma soprattutto Giulietto Chiesa, reo di propaganda anti-NATO. Formiche.net, nel diffamare una persona che purtroppo non c'è più e che quindi non può difendersi, dimentica invece che i Mujahideen i Khalq, ora a distanza in Albania, sostenuti dagli Stati Uniti che lì li hanno trasportati dall'Iraq, a differenza di altri gruppi dell'opposizione iraniana, possono organizzare operazioni militari. Sono esperti in sabotaggi, omicidi e terrorismo. Queste non sono qualità che si prestano a qualsiasi progetto di democratizzazione, ma sono estremamente utili quando l'obiettivo strategico è provocare un cambio di regime attraverso un'invasione o una destabilizzazione politica. D'altronde la definizione di stati canaglia arriva dritta dritta dall'impero e per molti giornalisti è più facile seguire l'odore dei soldi. Il sito formiche.net ha dedicato un articolo dal titolo emblematico BioBlu, Giulietto Chiesa e complottisti vari, puntini in sospensione, ecco la mappa della disinformazione iraniana in Italia, per attaccare e denigrare tutta una serie di autori nel campo della controinformazione, ma non soltanto, etichettandoli come complottisti. Si parte ovviamente da BioBlu, viene citato più volte Messora, e da Giulietto Chiesa. Tra l'altro l'immagine che campeggia sul sito è proprio una foto del compianto Giulietto Chiesa, che viene tra l'altro poi definito come un teorico dei complotti. E poi ci sono molti altri personaggi che vengono citati, a partire nell'incipit da Diego Fusaro, Alessandro Meluzzi, Maurizio Blondet, Ilaria Bifarini, Paolo Borgognone. Vi è anche per esempio un autore, giornalista che non fa sicuramente parte della controinformazione, che è Pietrangelo Buttafuoco, vengo citata anch'io. Poi ci sono anche due deputati, l'onorevole Sara Cugnal e l'onorevole Pino Cabras, Glauco Benigni e molti altri. Questo articolo, che tra l'altro è un vero e proprio pastone, un pastone diffamatorio dove si allude, si denigrano appunto i personaggi, gli autori, i ricercatori, i giornalisti che vengono nominati all'interno dell'articolo, parte, prende il là dalla notizia dell'oscuramento di un sito pergiustizia.com, facendo intendere però che in qualche modo i personaggi che erano appunto che comparivano all'interno di questo sito, perché il sito magari suggeriva le loro opere, oppure perché qualche loro collaboratore li aveva intervistati, in qualche modo facciano parte di questa rete, cito, della disinformazione dei pasdaran iraniani, smantellata nei giorni scorsi al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti. E quindi in qualche modo si evoca anche che i nomi che vengono appunto citati facciano parte di una rete paraterroristica, oltre che legata appunto alla disinformazione iraniana, come se fossero magari anche a libro paga dei servizi segreti iraniani. Quindi, paradossalmente, gli autori di questo libro, oltre di questo articolo, oltre a diffamare i giornalisti e i ricercatori che vengono appunto citati e bollati come complottisti, sono i primi in qualche modo a fare del complottismo, cioè a voler ingigantire la situazione e a voler vedere chissà quali trame oscure legate a questo sito pergiustizia.com. Dicevo, peraltro, anche il cattivo gusto, a mio parere, di mettere una fotografia di Giulietto Chiesa, che è mancato proprio quest'anno, sicuramente il più famoso, il più rinomato tra tutti i nomi citati, però anche appunto
come se non ci fosse pace nemmeno per i defunti, dato che non è che ci sia una notizia particolare che scaturisce appunto dal nome di Giulietto. Ampio spazio, tra l'altro. Viene dedicato a Pino Cabras, si parla anche proprio di un suo libro, Strategie per una guerra mondiale dall'11 settembre al delitto Butto, e anche qua si allude e non si allude, viene anche tirato in ballo l'agenzia di stampa russa Sputnik, ma quello che secondo me è interessante, oltre che emblematico, è che questo articolo rientra perfettamente all'interno di un certo tipo di strategia della propaganda mainstream, ossia quella tecnica, quel ricorso tra l'altro a strategie retoriche come le fallacie, in particolare la fallacia ad hominem, in cui si fa che cosa? Si utilizza il discredito, cioè si crea un frame, una cornice negativa per inserire appunto all'interno di questa cornice negativa, all'interno di questa etichetta, quei personaggi che sono scomodi o che semplicemente si vogliono accusare, denigrare, screditare. Quindi invece di andare a concentrarsi sul contenuto delle ricerche che questi portano avanti, si passa direttamente al discredito, all'insulto di costoro. Infatti in questo articolo veniamo tutti citati alludendo al fatto che siamo dei complottisti, senza però scendere nei particolari, dandola anche un po' come un fatto assodato, alludendo però, come dicevo prima, evocando chissà quali trame oscure e quindi in qualche modo anche la minaccia, il pericolo del lavoro che tutti noi facciamo. E secondo me anche rimane anche strisciante l'idea che sia buona cosa la censura di certi siti, di certi contenuti, proprio perché possono risultare pericolosi perché portati avanti da personaggi appunto come noi che veniamo citati, che saremmo dei tremendi, particolari e pericolosissimi complottisti. Si conferma quindi una volta per tutte la tecnica ormai assolutamente rodata di creare appunto delle etichette, di addossare, di appiccicare delle etichette a tutti coloro che non rientrano all'interno del pensiero unico e della narrativa mainstream, che in qualche modo possono risultare anche scomodi per denigrarli, per fare in modo che lo stigma sociale li possa appunto accompagnare, che quindi anche le persone che non li conoscono personalmente, che non conoscono quindi le loro ricerche, automaticamente si possano creare dei pregiudizi sulla loro persona. È utile conoscere questo tipo di tecniche per leggere in modo anche critico articoli del genere e rendersi conto che alla fine, sotto la superficie, se si gratta bene, ci si rende conto appunto che oltre ai toni diffamatori e oltre all'utilizzo appunto di fallacie come l'argomentum ad hominem o il vero e proprio insulto, non esiste un contenuto e quindi anche in qualche modo il mio invito è quello di imparare a conoscere, riconoscere queste tecniche per immunizzarsi contro di esse, riconoscerle quindi e alla fine fare l'unica cosa che possiamo fare di fronte ad articoli del genere, che è quello di farsi una sonora risata.